92 kg di khat, sostanza stupefacente costituita da foglie e rami di una pianta esotica, sono stati sequestrati a tre persone, un romeno, un olandese ed un portoghese, all'aeroporto di Orio al Serio. I tre sono stati denunciati. Claudio Gigoletto, il pilota d'aerei che lo scorso agosto aveva ucciso a Gambara Mariglia Rodriguez, è stato condannato all'ergastolo. La donna aspettava un figlio da lui e questo è stato considerato il movente dell'omicidio. Non c'è stato l'assalto delle passate edizioni, ma è rimasto alto il numero delle persone che non si sono perse l'appuntamento con la Fiera del Perdono. A Melegnano sono state decine le bancarelle degli ambulanti sparse nelle vie e nelle piazze della cittadina milanese ad attirare l'attenzione dei visitatori. Tanti gli adolescenti e i giovani che hanno approfittato delle vacanze di Pasqua per trascorrere mezza giornata in compagnia. Pochi gli affari e molti i fedeli che hanno fatto visita alla Basilica per vedere da vicino la bolla del perdono. Un 69enne italiano è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la moglie di 30 anni marocchina incinta, investendola con l'auto. La donna, stanca dei continui litigi, stava andandosene di casa, ma l'uomo l'ha seguita e investita. Soccorsa è stata portata in ospedale, è accaduto a Cenate Sopra. Aveva nella taverna di casa a Treviglio un vero e proprio market di prodotti rubati. Un uomo è stato denunciato dopo che aveva rubato merce dagli scaffali del supermercato dove lavorava, come addetto alle pulizie. In casa è stata trovata merce per oltre 15.000 euro. Hanno scelto Piazza Martiri della Libertà a fianco della casa del quartiere di San Ferreolo a Lodi per dar vita alla giornata del baratto delle bici. Si tratta degli organizzatori del ritorno al baratto come forma di scambio dei beni per superare la crisi attuale. Nel piazzale sono state barattate bici usate, mentre un paio di esperti provvedevano ad aggiustarne altre. Un 76enne di Stezzano, ricoverato in ospedale dopo essere stato investito dalla sua stessa auto parcheggiata sulla rampa del garage. L'uomo probabilmente ha dimenticato di tirare il freno a mano e l'auto in pendenza è scesa investendo l'uomo. 800.000 caramelle sono state sequestrate dai NAS di Brescia. Le analisi avevano evidenziato la presenza di un colorante in misura superiore a quanto consentito. Inoltre, i NAS hanno effettuato oltre 1.500 ispezioni, rilevando alcune violazioni e sequestrando anche 5 tonnellate tra colombe, uova e dolci pasquali. Si è concluso in gloria il corso di cucina in 100 ore, lanciato a Lodi da Giulia Tomasi, nota e apprezzata Masterchef. Nelle cucine della Fondazione Clerici, i partecipanti al corso hanno preparato antipasti, primi, secondi e dolci, offrendoli a parenti ed amici. Concluso con successo il corso, ne sta già per partire un altro. Si inizia a fine mese, sempre nelle aule della Fondazione Clerici e sempre sotto la guida di Giulia Tomasi. La Guardia di Finanza ha arrestato un ex consigliere comunale ed un geometra del comune di Lecco. In manette sono finiti un ex leghista, ora candidato sindaco a Calolzio Corte, e il geometra dell'ufficio comunale, concorso in concussione. Questa l'accusa per i due. Incendio in un'azienda farmaceutica di Viale Caprilli a Milano. Quattro le persone che sono rimaste intossicate e che sono state ricoverate in ospedale. La struttura è rimasta gravemente danneggiata. Iniziano sabato sera a Grumello Cremonese le iniziative collaterali alla fiera. A Villa Affaitati sono in programma gli spettacoli che avranno per protagonisti il baritono Valentino Salvini, accompagnato al pianoforte da Cristiano Palman. A condurre la serata è Enrico Beruschi. Una donna di 76 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto a Quinzano. È stata travolta dalla vettura guidata da un quarantenne di Verola Nuova che non è riuscito ad evitare l'impatto. Troppo gravi le lesioni riportate.
Pasquetta all'insegna del ciclismo a Cremona. Lunedì prossimo saranno di scena gli juniores nella 67esima edizione della Coppa Dondeo. Ad organizzarla è il triathlon Cremona Stradivari, che ha già raccolto oltre 200 adesioni alla gara. Il percorso si snoda sulle colline piacentine con arrivo in Via Dante a Cremona. È stato ricoverato in ospedale a Codogno il 41enne che ieri a Lodi ha minacciato di far saltare una palazzina in via d'Ossena. L'uomo, disoccupato da qualche anno, è stato convinto a lasciare la bombola di gas e l'accendino che aveva in mano dagli agenti della polizia. Il 41enne è già noto alle forze dell'ordine.